Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Ci ho preso gusto a iniziare i vlog in condizioni appunto pietose perché sono appena tornata da una speedrun, o meglio dalle ripetute. Ho deciso di fare 5 per 250 metri, quindi non è che abbia fatto appunto distanza perché come capite 5 per 250 metri, però ho fatto velocità, quindi una sorta di potenziamento e sono provatissima. Questo serve per andare quindi ad incrementare comunque il livello di resistenza, la corsa comunque sempre più veloce sotto sforzo, che è fondamentale comunque anche se ci si prepara per una maratona, una mezza maratona, qualsiasi cosa, perché bisogna alternare tantissimo gli stimoli. Ovvero se voi correte tutti i giorni 10 km ad un'andatura costante comunque non migliorerete mai, arriverete sempre in una fase di stallo, mentre è fondamentale alternare e giornate di riposo a giornate in cui vi date per esempio il parametro velocità, altre giornate in cui invece avete un parametro distanza e altre in cui invece appunto fate le ripetute. Quindi nel mio caso sono solita distinguere in 3 allenamenti settimanali la corsa, un lungo che è variabile in base appunto a come mi sento per ora fra i 12 e i 15 km, uno invece appunto medio che può essere di 8 km, 5, dipende, e poi le ripetute che variano molto. Cerco di adeguare questo programma a quelli che sono i progressi che faccio man mano, ovvero se ritengo comunque molto stancante per esempio il lungo, non cerco di andare oltre e vado ad incrementare piuttosto il parametro velocità, quindi pretendo una maggiore intensità in un diciamo in una distanza comunque inferiore. Le ripetute sono sempre state mortali fin dai tempi dell'atletica. Ci sono vari capi d'abbigliamento perché oggi pomeriggio vado a fare un servizio fotografico con Edoardino a Villa Verucchio, quindi in campagna, e non vedo l'ora. Ora finisco il mio allenamento di questa mattina con addominali e stretching qui a casa. Buongiorno, perché sono in condizioni un pochino più decenti. Visto che mi avete visto provata dalle mie ripetute, mi sono fatta una big cup of coffee. C'è anche Edoardino lì. Oggi pomeriggio, come vi dicevo prima, ho questo servizio fotografico stile country con Edoardino in campagna, in particolare a Villa Verucchio, con questa fotografa che ho. Si chiama Anastasia, la trovate su Instagram come Dolce Vita Photos, vi lascio comunque il suo link qui, e fa delle foto favolose e ha intrapreso questo progetto di ritratto appunto familiare o comunque come proprio foto ricordo, perché
ovviamente non è che se uno poi le stampa successivamente le foto fra 20 anni, 30 anni, comunque rimane impresso. E secondo me è bellissimo proprio perché io ho ancora delle foto dei miei nonni in bianco e nero e ogni volta le vado a riguardare. Mi piace tantissimo sfogliare le vecchie foto. Infatti secondo me l'aspetto negativo comunque della tecnologia è proprio questo, che si perde la materialità, così come dei libri con tutti gli ebook e quant'altro, quindi il contatto con la carta è uguale per quanto riguarda le foto, perché inevitabilmente si perdono. In ogni caso, a parte questo, volevo farvi vedere una cosa super figa che mi è arrivata da poco. Si tratta del George Watch. Ora ve lo faccio vedere bene. Me lo tolgo. Mi è arrivato appunto questo dall'America. Non so se rende l'idea di quanto sia figo, ma adesso ve lo faccio vedere meglio. Oh, finalmente. Questo è il meccanismo a vista, tutto in legno. E poi vabbè, il pezzo forte, non sto scherzando, non è solo l'orologio, ma la scatola. È tutta in legno, è definita benissimo, cioè i dettagli sono davvero bellissimi. Qui c'è il cuscinetto dove tenerlo, tutto. E poi il cassettino per tenere appunto la pennetta per pulirlo, i pezzettini di ricambio. E infatti oggi me lo metto per fare queste foto stile country, perché secondo me sta da Dio. E in ogni caso vi lascio qui in info box il link a George Watch, dove mettendo i vostri dati, email ed info, potete partecipare al giveaway. Avete un 25% di sconto e la possibilità di vincere uno di questi orologi. Quindi vi conviene appunto sottoscrivere, perché per me è super figo e non vi ho fatto vedere il retro. Cioè proprio c'è massima cura dei dettagli. A mio parere questo è davvero figo. Una cosa di cui volevo parlarvi proprio perché l'ho provata questa settimana è il trattamento per capelli Olaplex. Io ho preso il numero 3 perché? Perché generalmente l'1 e il 2 viene utilizzato nei saloni dai parrucchieri nel momento in cui viene fatta la deco. In questo modo dovrebbe fare delle reazioni chimiche che, scusate ma non sono pratica di questo, non conosco, tuttavia dovrebbe andare quindi a proteggere il capello dagli effetti comunque della deco. Mentre invece il trattamento che ho letto appunto su internet viene consigliato da fare a casa una o due volte a settimana è con l'Olaplex 3. È un barattolino molto piccolo perché sono 100 ml da tutte le recensioni che ho letto appunto su social, su forum, mi sono un po' informata su quelli che erano i prodotti più consigliati. E tra l'altro il caso ha voluto che prima che io mi informassi sui social, la ragazza che mi ha fatto il tatuaggio la settimana scorsa mi aveva detto, lei ha i capelli bianchi, decolorati, e mi aveva fatto il nome di questo prodotto, che però ovviamente non mi era minimamente rimasto impresso perché non conoscendolo, era la prima volta che lo sentivo nominare. Dopodiché ho chiesto a voi su Instagram che prodotti mi consigliate, in tantissimi mi avete consigliato questo Olaplex, mi sono ulteriormente informata e ho deciso appunto di provarlo. Praticamente si applica sui capelli umidi, perché così le squame sono aperte, che prenda il più possibile. Quindi non li ho lavati, li ho un po' resi più umidi. Ho applicato un quantitativo abbastanza generoso perché era 100 ml qui, secondo me un quinto l'ho usato, quindi secondo me 25 ml li ho già usati. No, 20 ml, scusate, un quinto. E comunque l'ho applicato, l'ho lasciato in posa circa 10 minuti, dopodiché ho fatto shampoo e balsamo ed ho utilizzato per la prima volta shampoo e balsamo riparante di Framesi, però ovviamente è la prima volta quindi ancora non so dirvi come sono, ma l'aspetto è molto molto lucente e già al tatto dopo questo trattamento Olaplex secondo me sono già molto molto più morbidi, vedo proprio le punte meno stopposeperché io sono abituata a vedermi i capelli super lucenti, super morbidi e soffici, e appena fatta la deco un attimo questa cosa mi ha spaventato perché erano più stopposi. Mentre oggi devo dire che sono molto soddisfatta, nonostante non abbia ancora applicato i miei soliti cristalli liquidi, semi di lino, argan eccetera e quant'altro. Ora bevo la mia tazza di caffè e poi devo assolutamente andare con Edo
al tabacchio mandarino raccomandato per l'iscrizione a questo maledettissimo esame a dicembre che mi sta mandando in esaurimento, anche se non mi ci sto dedicando, quindi vado tanto per provare. E dopodiché ci prepariamo per andare a fare questo servizio fotografico a Villa Verucchi. Non vedo l'ora perché sarà una giornata di fatto di divertimento con Edo. Infatti dobbiamo scegliere i pennarelli, i colori, un pallone, proprio per noi ci divertiamo e lei scatta, perché le foto belle sono quelle più spontanee e naturali. A few moments later. Che verso fa la mucca? Ecco che stanno chiamando, vieni! Che ti lavi i dentini, perché poi dobbiamo uscire. Io intanto vi faccio vedere il mio outfit. Ho un jeans a zampa, una cinturina così, camicia scozzese, maglioncino beige e borsa con le frange. Ah, e poi ho le All Star con il pelo vecchio, quindi è uno stile abbastanza, diciamo, country, non saprei neanche come definirlo. E qui ho modo di farvi vedere ancora meglio l'orologio. Cappellino lilla immancabile, perché è incompleto con i capelli. Questo l'avevo comprato al mercato e poi ero andata in una sartoria a comprare la fascetta che ho fatto applicare qui sopra e dalla sarta me la sono fatta cucire. Ecco, grigio, abbiamo i pantaloni in velluta, sigaretta, maglioncino ed è scappato. Porto dietro questi stivaletti per le foto, altri due cappelli, una mantella che la posso usare anche come telo, beige e bordeaux, un'altra maglia. E qui dentro ci sono due abiti. Questo qua di Zara. Quest'altro di Zara, strano, bellissimo, lungo nero, ve lo farò vedere meglio. E dietro invece un completo che era della mia nonna, quindi di tantissimi anni fa. Ma le robe appunto di una volta secondo me hanno una qualità super rispetto a quelle attuali. Mi porto dietro il mio snack che ci vorrà in 2 ore di foto, frutta secca per avere tanta energia. Questo è il mix di frutta secca di Food Spring. E contiene anacardi, che sono fra la mia frutta, è una della frutta secca che prediligo, mandorle, ciliegie secche, noci brasiliane, che no vabbè, le noci brasiliane battono gli anacardi, pistacchi e noci di macadamia, anche quelle buonissime, goji e nocciole e noci normali, volevo dire, super super buono e healthy. Quindi ora Edo dobbiamo andare, sei pronto? Sì. Andiamo. Aspetta la mamma. Io e Edoardino andiamo a bere un caffè, o meglio, io bevo il caffè. Anch'io bevo? Te non puoi bere il caffè, Edoardo. Te mi guardi, ok? Perché devo guardarti? Guardi me mentre bevo il caffè? E non posso avere un po' di acqua con la cannuccia? Ma certo! Con la cannuccia però? Va bene. Dove andiamo? Baresto? Andiamo in centro, sì. Prima passiamo in ufficio, che dobbiamo mandare la raccomandata per l'iscrizione a questo esame. 4? Vuole... Sì, 4, vai. Edoardo si incavola un bel po' se non preme lui il pulsante. Pazzoide. Sono cresciuto. Ciao. Salame.
farsi il caffè di prima? Sì! Ma sì, lui è esaltato che non beve nemmeno il caffè. E non posso neanche mangiare una cosa. Ma perché, Edoardo, non si mangiano sempre le brioche, le schifezzine al bar, si mangiano le cose sane. Un cuoricino, no, non toccarlo con la bocca, eh? Lo soffio. La gelateria preferita della mamma, il castello. Però questa non è l'ora del gelato, vero? Buono! Ma non mangiamo il gelato ora. Cosa vuoi dire alla stampa? Mi danno i biscottini al bar. Sei proprio un viziato, eh? No. Io ho ordinato un cappuccino di soia e Edoardo un bicchiere d'acqua con la cannuccia e qualche biscottino. E poi andiamo a fare il pranzo prima delle foto, perché poi ci verrà molto con nonno Papi. No, no, non andiamo con il nonno. Lui allora chiama. No, adesso non è il momento. Lui chiama nonno Papi mio babbo, perché sente che io lo chiamo Papi e quindi chiama le persone come le chiamo io, però sa che è suo nonno e non è suo papà, ovviamente. Io do neanche, non lo so, neanche il biscottino del bar. Grazie. Grazie. Vai subito lì? Vai subito al sodo? No, deve stare vicino a me perché è mio. Deve stare vicino a te perché te lo mangio io? Io però tanto ho questo. E io ce l'ho più grande. Birichino. Io volevo fare medicina per fare psichiatria. Ah, poi via. Facciamo la cosa sempre da me. Faccela colpevoli. Meno pesante. Io ho ce l'ho più grande. Ho fatto l'insegnamento che era quello che volevo. Perché ce l'hai più piccolo pure? Prepariamo il pranzo e mi sono resa conto che anche nel vecchio video What I Eat in a Day mi sono ritrovata a mangiare questa, ma mi piace tantissimo e è la base pizza Rima, che è una, appunto, base per la pizza a basso indice glicemico e si prepara in forno in 7 minuti a 200-220 gradi, quindi accendo subito. Ci metto davvero pochissimo, per oggi non ho tutto questo tempo per preparare verdure grigliate, non ce le ho pronte e quindi la faccio come focaccia. Ci metterò del sale grosso e un po' di rosmarino, la condisco con olio e poi ci aggiungo un ovetto, giusto per aumentare un po' tutto l'apporto del mio pasto. Mi avete chiesto gli ingredienti, quindi ve li dico. Contiene acqua, glutine di frumento, lievito naturale, inulina, lievito di birra, fibra di frumento, di avena, di pensilio, che è appunto una fibra, proteine del siero del latte, della soia, albume d'uovo, sale e una base intera a 308 calorie, 3 di grassi, 36 di carbo e 26,8 di proteine. Questa pesa 200 grammi. Prepariamo subito. Cuocio l'uovo qui nel padellino e ci aggiungo, per cuocerlo, un po' del mio amato olio di cocco che gli dà quel crunch in più perfetto. Quindi cosa è successo? Ho rotto un uovo. Hai rotto un uovo? No, non vedi romperli infatti. No, l'ho rotto male, volevo dire. Ah. Niente ragazzi, capita a tutti fare un flop. Dai, volevo romperlo perfetto, invece no. Comunque ho fatto queste verdurine, cioè sono pochissime perché non c'è tempo, non ho tempo. Melanzane tagliate sottilissime con questo taglia verdura qui, che le taglia davvero sottili, con il quale di solito faccio le chips di zucchine, ma ve lo farò vedere. E olio di cocco, viene davvero da Dio, sia l'uovo che le verdure con l'olio di cocco sono top. E voilà, questo è il risultato finale, quindi... Thank you.
vorrei farvi sentire la bontà delle verdure saltate nell'olio di cocco. È davvero indescrivibile. Provatele. Provatele, è vero. C'è un profumo buonissimo.